Si può dare il pesce al cane e al gatto? La risposta penso sia abbastanza scontata, insomma, non c'è bisogno che dica io che sì, si può dare il pesce al cane e al gatto, e infatti molti proprietari di cani e di gatti già lo danno sia nell'ambito delle alimentazioni industriali, quindi come pesce nei croccantini o come pesce nell'alimentazione umida, sia nelle alimentazioni casalinghe, magari per fare un po' di variabilità rispetto all'alimentazione con la ben più comune carne. Il pesce ha una serie di particolarità nutrizionali molto interessanti. Un esempio può essere la presenza degli omega 3 che normalmente nella carne non sono presenti, almeno in quantità elevata come quelle che si possono trovare in alcune specie ittiche. Per cui fornirlo al cane e al gatto è in generale utile per migliorare la loro alimentazione. Una delle cose di cui però mi sono accorto seguendo molti cani e molti gatti è che da parte dei proprietari spesso c'è una scarsa conoscenza del pesce e più in generale dei prodotti ittici. Probabilmente me ne accorgo anche per una questione personale, dal punto di vista ispettivo mi occupo prevalentemente, se non quasi esclusivamente, di prodotti ittici e questo vuol dire che rispetto anche ad altri prodotti di origine animale personalmente li conosco un po' meglio. Tuttavia la poca conoscenza del pesce che noto parlando con i proprietari non è evidentemente solo un mio riscontro personale, questo perché spesso mi trovo a che fare con cani e con gatti che mangiano il pesce però è stato inserito nel modo sbagliato nella loro dieta. E conseguentemente questo ha portato a dei problemi più comuni, il dimagrimento o l'ingrassamento, per arrivare però a problemi anche più gravi, come vedremo nel corso di questo e dei prossimi video, che mi hanno portato a cercare quantomeno, poi non so se ci riuscirò, di fare un po' di chiarezza relativamente al pesce nell'alimentazione del cane e del gatto. Valutando le varie problematiche di cui mi sono reso conto, ma anche le varie domande che mi sono state poste da parte dei proprietari nel corso delle visite veterinarie, ho raccolto 6 domande che ritengo importanti a cui cercherò di dare una risposta naturalmente con l'ausilio della letteratura scientifica. Poiché le domande sono molto ampie e anche molto lunghe come risposte, ho preferito non trattarle tutte e 6 in questo video, ma spezzarle in 2 video, quindi risponderò a 3 domande in questo video, alle altre 3 domande nel video successivo. Inoltre, faccio una piccola premessa, ci sono 2 domande a cui non risponderò perché preferisco siano oggetto di video appositi sempre riguardo al pesce. Il primo è quello che riguarda la tiaminasi, un enzima che si trova in alcune specie ittiche che può causare carenze nutrizionali, cui dedicherò un video apposito. La seconda è quella che riguarda il mercurio, che vorrei trattare in un'ottica più generale riguardando i metalli pesanti, peraltro problema percepito come molto maggiore rispetto a quello che invece effettivamente è. Ultima premessa, in questo video parleremo solamente degli animali che fanno parte del gruppo tassonomico pesci, che è un subfilum dei vertebrati. Lasciamo quindi fuori da questo video altri prodotti ittici come i crostacei, come i molluschi, come gli echinodermi, che saranno, nel caso vi interessi, oggetto di video successivi. Per cui partiamo dall'inizio e cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti di chi utilizza il pesce, in qualsiasi forma, nell'alimentazione del proprio cane o del proprio gatto. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. La prima domanda a cui cerco di rispondere è forse la più basilare e la più importante: che pesce mangia il mio cane o il mio gatto? Pensate un attimo al semplice linguaggio colloquiale. Quando parlate dell'alimentazione del cane, ma anche della vostra alimentazione se mangiate normalmente la carne e il pesce, noterete una discrepanza abbastanza importante quando parlate di carne e quando parlate di pesce. Se si chiede a una persona cosa hai mangiato oggi, può rispondere il pollo, può rispondere il bovino, può rispondere il tacchino, può rispondere il pesce. Tuttavia, parlare di pollo, parlare di tacchino non è come parlare di pesce, perché nel primo caso si parla di 2 singole specie, nel secondo caso si parla di un intero gruppo tassonomico che comprende tantissime specie animali diverse. Parlare di pesci, infatti, equivale dal punto di vista tassonomico a parlare di mammifero, a parlare di uccello, quindi è un po' come dire che oggi ho mangiato il mammifero, la discrepanza è qua. Sembra una cosa banale o pignola, ma vi posso assicurare che non lo è, cerco di farvi capire il perché. Il problema riguarda sia le alimentazioni industriali che le alimentazioni casalinghe, ma cominciamo da quelle industriali. Spesso questo difetto dal punto di vista colloquiale viene utilizzato dalle aziende mangimistiche, che in etichetta non scrivono acciuga, sardina o salmone, ma scrivono pesce. Scrivere pesce sull'etichetta di un croccantino equivale a scrivere carne sull'etichetta di un croccantino che contiene vari tipi di carne. Abbiamo visto in passato in un vecchio video come una denominazione in assoluto peggiori che possiamo trovare sull'etichetta
dei croccantini o comunque degli alimenti umidi è carne e derivati ed è un problema abbastanza importante nell'alimentazione del cane e del gatto perché io di fatto non so né quale carne sto fornendo al cane e al gatto né quale parte del corpo sto fornendo al cane e al gatto. Sotto la denominazione di carne e derivati potrebbero tranquillamente esserci grandi quantità di piume di pollo, ad esempio. Questo però vale esattamente nello stesso modo anche nel pesce. Quando trovo su un'etichetta scritto pesce, io di fatto non so né quale pesce sto fornendo né quale parte del pesce sto fornendo. Vero è che il pesce in generale ha più parti commestibili rispetto alla carne. Prendendo un pollo devo togliere le ossa, devo togliere alcuni annessi cutanei come il becco e le unghie e devo togliere le piume, quindi la carne rimane una certa quantità sul totale dell'alimentazione. Nel pesce questo rapporto fra le parti commestibili perché nutrienti e quelle non nutrienti è più favorevole rispetto alla carne. Tuttavia non conoscere il tipo di pesce che si sta fornendo al proprio cane o al proprio gatto può portare a lo sviluppo di reazioni avverse al cibo e torniamo al solito problema. Nel caso in cui un cane o un gatto abbia problemi con un pesce, non si sa che pesce è precisamente, ma oltretutto quando si scopre che ha dei problemi, non si sa che pesce ha mangiato fino a quel momento, il che vuol dire tendenzialmente dover eliminare tutto il pesce per capire quale possa essere il problema. Se io so che invece fino a ieri ha mangiato un alimento all'aringa, posso ipotizzare che magari quel cane o quel gatto abbia un problema con l'aringa, di conseguenza toglierò l'aringa, ma tutto il resto del pesce rimane assolutamente fornibile, senza quindi andare a minare la variabilità dell'alimentazione di quel cane o di quel gatto. Un'etichetta come questa, ad esempio, non dice assolutamente nulla su quale sia il pesce che è stato inserito. Sappiamo sostanzialmente che è un animale che nuota, perché nemmeno sappiamo se è d'acqua dolce o d'acqua salata e poco di più, sostanzialmente. La cosa divertente è che questo alimento viene definito monoproteico, che ricordo non avere una definizione legale, ne abbiamo parlato in un precedente video. Se c'è un alimento che senz'altro non è monoproteico, è questo. Da una parte non ci dice quali sono i pesci che compongono questa denominazione generica pesce, dall'altra mette una quantità di proteine di origine vegetale che è assolutamente esagerata e non adatta per lo scopo per cui normalmente si utilizza un alimento monoproteico. Vi faccio vedere anche questa etichetta dove invece l'azienda con più correttezza specifica quale pesce c'è dentro. Vediamo che in realtà sotto quella denominazione di pesce che abbiamo visto prima potrebbero esserci tantissimi pesci. Ora è chiaro che questo alimento non è utilizzabile in una dieta eliminazione perché ha tantissimi pesci diversi, ma quantomeno sappiamo quali sono e se devo trovare un pesce che quel cane o quel gatto non ha mai mangiato, riesco a trovarlo abbastanza bene escludendo quelli che sono indicati nell'etichetta. Quindi da questo punto di vista, in caso di problemi siamo sicuramente più avvantaggiati. Tendenzialmente, quindi, preferire un'etichetta come questa, che dice in modo molto chiaro che in questo alimento è presente il salmone e solo il salmone, è senz'altro preferibile rispetto a un'etichetta generica come quella che abbiamo visto prima, che parla in modo generico di pesce. Voglio far notare che per l'azienda mangimistica non è obbligatorio indicare la specie ittica precisa che è stata messa all'interno del prodotto. Questo vuol dire che se un'azienda scrive pesce è perfettamente nella legalità e non sta sbagliando. Tendenzialmente, però, la scritta pesce, esattamente come la scritta carne e derivati, consente all'azienda di nascondere il pesce che va ad inserire all'interno dell'alimento, tendenzialmente perché ne inseriscono più varianti diverse, ne mettono all'interno più di una quantità in base anche a un po' a quello che hanno e tendenzialmente un'azienda non ha motivo di nascondere il pesce che inserisce all'interno di un alimento a meno che questo sia appunto di scarsa qualità che rende poi tutto l'alimento di qualità peggiore. Il massimo quindi che possiamo fare, visto che la normativa lascia molta libertà al produttore di mangime di scrivere pesce piuttosto che la specie precisa, è scegliere noi stessi l'alimento che riporta la specie precisa invece che la denominazione generica pesce. Per chi segue invece un'alimentazione casalinga, le cose sono messe un po' meglio, sostanzialmente perché il regolamento 1379 del 2013, all'articolo 37, richiede in etichetta di indicare precisamente la specie ittica quando si acquista il pesce. Il vantaggio di questa normativa è che non richiede solamente di specificare il nome in italiano, o comunque nel paese di riferimento di quel pesce, ma richiede di specificare anche il nome scientifico. Questo lascia pochissimo spazio a fraintendimenti. Il nome scientifico è importante perché pesci simili hanno spesso dei nomi molto simili, ma la loro qualità può essere abbastanza diversa. Questo è un estratto del decreto italiano che definisce il nome italiano, appunto, relativamente ai vari nomi scientifici dei pesci e possiamo vedere come questi pesci hanno nomi molto simili, con uno molto diffuso,
Kellen Graulis Engrasiculus, che viene denominata in italiano alice o acciuga. Alcune persone con cui mi sono trovato a parlare non sanno che è lo stesso pesce, quindi possiamo capire bene com'è facile confondersi con gli altri pesci che hanno delle denominazioni simili. Fortunatamente il nome scientifico ci viene in aiuto per chi sta pensando: ma come faccio? Mi devo ricordare tutti i nomi scientifici di tutti i pesci che vado ad acquistare? Assolutamente no, non c'è bisogno. Un cellulare più o meno l'abbiamo tutti, quindi basta leggere in etichetta il nome scientifico del pesce che ci interessa. Anche quando un pesce non lo conosciamo, inseriamo sul telefono, su Google, il nome scientifico del pesce che ci interessa e ci verranno restituite tutte le informazioni in modo da poterlo distinguere da altri pesci e per l'alimentazione umana, magari per avere qualche idea di come prepararlo. Questa grafica che ho preso dal sito Altro Consumo mostra molto bene come deve essere fatta l'etichetta di un prodotto ittico e le cose più importanti che la differenziano rispetto agli altri prodotti alimentari. Notiamo infatti l'obbligatorietà di indicare sia il nome italiano del pesce che il nome scientifico della specie ittica di riferimento. Troviamo poi il metodo di produzione, quindi possiamo sapere sempre dall'etichetta se quel pesce è stato pescato o allevato, cosa che nella normativa mangimistica non ci è purtroppo possibile. Nel caso di allevamento in acqua dolce c'è scritto allevato in acqua dolce e poi abbiamo la zona di origine. Possiamo sapere il paese di origine nel caso del pesce allevato, mentre nel caso di pesce pescato viene indicata la zona di cattura che, attenzione, non è più in termini numerici, quindi come zona FAO 37.1.3, ma è indicata con il nome preciso del mare, ad esempio Mar Mediterraneo occidentale. Questa normativa viene molto in aiuto per chi segue un'alimentazione casalinga rispetto a quello che la normativa permette nell'alimentazione industriale, che come al solito è molto più vaga rispetto alle normative che riguardano l'alimentazione umana. Ma in ogni caso scegliere consapevolmente tanto l'industriale quanto il casalingo è il primo passo che ci consente di capire cosa stiamo dando da mangiare al nostro cane e al nostro gatto, perché leggere l'etichetta è il primo punto per porsi una domanda importante: qual è il pesce migliore da dare? Per restringere ancora un po' il campo passiamo alla seconda domanda, che è una domanda che mi viene spesso rivolta da parte dei proprietari ed è questa: ma è meglio dare il pesce bianco o il pesce azzurro al cane e al gatto? La risposta, la classificazione corretta dal punto di vista scientifico del pesce è la classificazione tassonomica, quella che abbiamo visto prima con il nome scientifico. Questo è molto preciso, ma abbiamo visto che è anche abbastanza difficile per il proprietario conoscere tantissime specie di pesci diversi. Per questo sono state create delle categorie di pesci, ad esempio queste, pesce bianco e pesce azzurro, che però non rispondono ad alcuna classificazione dal punto di vista scientifico. E questo può rappresentare, come vediamo tra poco, un grosso problema nella scelta del pesce, perché classificare in macrocategorie non riconosciute dal punto di vista scientifico vuol dire che tendenzialmente non hanno caratteristiche simili tra loro. Il pesce significa sostanzialmente andare a prendere una carne a caso, magari sfruttare la distinzione carne bianca e carne rossa, anch'essa non ha una distinzione dal punto di vista scientifico e tende a trarre in inganno e poi far fare errori nell'alimentazione del cane e del gatto. Classicamente, per quello che sono riuscito a reperire, perché poi è un raggruppamento molto empirico, chiunque ci mette dentro un po' cosa vuole non avendo una definizione dal punto di vista scientifica, con pesce azzurro si intende un gruppo di pesci che è caratterizzato da una colorazione azzurrognola della livrea. Una colorazione, peraltro, che è presente solamente quando il pesce è in mare, perché una volta che viene pescato questa colorazione si va a perdere e il pesce diventa grigio argenteo in superficie. Tradizionalmente si fanno appartenere a questa categoria le acciughe, le Engraulis Engrasiculus, le sardine, Sardina pilcardus, lo sgombro, Sgomber sgombrus, oppure l'aringa, Clupea arengus, ma ci sono anche altri pesci che normalmente vengono inseriti in questa classificazione. Ad esempio la guglia, Belone belone, lo spratto, Sprattus sprattus, la laccia, Sardinella aurita, e il sugarello, Trachurus trachurus. Tuttavia questa distinzione è una distinzione esclusivamente del nostro paese, italiana, viene riconosciuta in altri paesi, ad esempio come la Spagna, ma per il resto non è particolarmente diffusa, anche se da noi per motivi commerciali se ne fa molto uso. Una caratteristica comune di tutti i pesci azzurri è che sono pesci non allevati, ma sono tutti pesci pescati, poiché hanno un contenuto tutti piuttosto elevato di omega 3, in quanto indicativamente sono tutti pesci carnivori, e poi sono caratterizzati da un costo relativamente basso, proprio perché nel Mar Mediterraneo ce n'è una buona quantità e questo riesce a mantenere abbastanza bassi i prezzi di pesca di queste specie ittiche. Con pesce bianco si intende invece un gruppo di pesci a carne bianca caratterizzati dalla particolarità di essere abbastanza magri, molto magri,
che si prestano, fra l'altro, a numerosi tipi di lavorazione, come ad esempio l'essiccazione, proprio perché il grasso è poco e quindi si essiccano bene. Classicamente ne fanno parte il merluzzo nordico, il gadus morua, il merluzzo atlantico, il merluccius bilineari, il nasello, merluccius merluccius, e l'alibut, hypoglossus hypoglossus. Da questa classificazione, che vediamo molto sommaria, si può abbastanza chiaramente vedere come molti pesci di quelli che sono normalmente in pescheria rimangono fuori da questa distinzione. Ci sono dei pesci come ad esempio il branzino e l'orata che possono essere pescati, non fanno parte del pesce azzurro pur avendo una livrea azzurrognola che diventa grigia nel momento in cui vengono pescati. Inoltre risulta difficile inserire in questa classificazione il salmone. Cosa guardiamo? Il colore della livrea, ma non è azzurro nemmeno quando il salmone è in mare, anche perché spesso viene allevato, oppure la carne, che senz'altro non è bianca perché è appunto rosata, considerando anche che la carne del salmone è quel rosa intenso perché vengono inseriti degli additivi nella sua alimentazione, perché altrimenti sarebbe molto più chiara rispetto a quello che normalmente vediamo nel salmone allevato commerciale. Altro pesce che difficilmente si posiziona è il tonno, lo consideriamo pesce azzurro, ma non ha la livrea azzurra, oppure lo consideriamo pesce bianco, però ha la carne rossa? La risposta è che finché le associazioni di categoria fanno delle campagne indicando il pesce azzurro come migliore per la nostra alimentazione, fondamentalmente per motivi commerciali, va anche bene per stimolare il consumo di pesce da parte soprattutto delle persone. Quando però andiamo a valutare in una dieta specifica per un singolo cane o un singolo gatto il tipo di pesce da utilizzare, lì le cose diventano un pochino più complesse. E bisogna fare molta attenzione al pesce che si sceglie, non scegliendolo perché è bianco o perché è azzurro, ma scegliendo la specie specifica di pesce con un nome scientifico ben preciso. Se la distinzione pesce bianco e pesce azzurro non è valida dal punto di vista scientifico, qual è la distinzione valida dal punto di vista scientifico? Come ci mostra questa fonte, la letteratura scientifica distingue i pesci dal punto di vista nutrizionale in base al contenuto in grasso. In questo caso si parla di pesci magri, come ad esempio il gadus morua, il merluzzo, che hanno meno dell'1% di grasso. Di questa categoria fanno parte anche il nasello, merluccius merluccius, la sogliola, solea solea, la passera di mare, platictris fresus, il palombo, mustelus mustelus. Abbiamo poi i pesci semigrassi, che contengono dall'1 all'8% di grasso. Ne fanno parte pesci molto comuni, come ad esempio l'orata, Sparus aurata, il branzino, Dicantracus labrax, oppure il cefalo, Mugis cefalus. Infine, il terzo gruppo sono i pesci grassi, quelli che contengono più dell'8% di grasso. Di questi fanno parte l'aringa, Clupe arengus, lo sgombro, Scorbae scombrus, il tonno, Tunnus tinus, diverse specie di trota, parlando di pesci d'acqua dolce, come ad esempio l'Oncurincus micis, e poi naturalmente il salmone, Salmo salar, che è uno dei pesci più grassi in assoluto che abbiamo a disposizione anche a causa dei sistemi di allevamento. Da notare che i pesci grassi vengono definiti anche oily fish, ma a volte viene fatto il parallelismo tra l'oily fish inglese e il pesce azzurro italiano. Questo parallelismo, come abbiamo visto, non è corretto, quindi è meglio parlare di pesci grassi rispetto che di pesce azzurro. Considerando che nel pesce la qualità proteica è abbastanza simile fra le varie specie di pesci, ciò che fa la differenza quando il cane e il gatto mangia il pesce è proprio il grasso, ed è qui l'errore principale che viene fatto da diversi proprietari. Mangiare un pesce che ha meno dell'1% di grasso, quantità trascurabile come il merluzzo, rispetto ad un pesce che ha molto grasso, come ad esempio un salmone, è una bella differenza nell'alimentazione del cane e del gatto. Giusto per dare qualche percentuale, un taglio anteriore di carne bovina ha all'incirca il 7% di grasso, il merluzzo ne ha meno dell'1%, il salmone ne ha più del 12%. Questo fa una differenza proprio pratica. Per fare un esempio, se un cane mangia 100 grammi di salmone, non è come mangiare 100 grammi di merluzzo, è come mangiare 100 grammi di merluzzo più due uova, dove le uova vanno a recuperare tutto quel grasso che il salmone ha, ma il merluzzo non ha. E questo rappresenta un problema perché quando nell'alimentazione di un cane o di un gatto le quantità di pesce diventano anche importanti, non fare una distinzione tra le quantità di ogni singolo pesce porta a un forte ingrassamento o a un forte dimagrimento. Considerando ad esempio che la dose giornaliera che un cane deve mangiare di merluzzo è praticamente il doppio rispetto a quella che dovrebbe mangiare in quantità di salmone. Se si fa una dose unica per tutto il pesce quando si dà da mangiare al cane e al gatto, cosa può succedere? Che se un proprietario, per ragioni generalmente economiche, va e prende esclusivamente il merluzzo, quel cane nel giro di poche settimane avrà perso qualche chilo in modo quasi
patologico per il proprietario che non conosce questa differenza. Stesso succede se a un cane, specialmente a un cane piccolo, viene dato il salmone. Il salmone è molto calorico, per cui fare una quantità che è uguale a quella del merluzzo, uguale a quella della carne, rischia di farlo ingrassare nel giro di poco tempo, con le conseguenze a cui l'ingrassamento poi può portare. Spesso, infatti, un proprietario che ha una dieta casalinga a cui deve fornire al cane, ad esempio, 300 grammi di carne, ogni tanto fornisce il pesce e ne dà 300 grammi. Questo non è un problema se il pesce viene fornito una volta ogni 2 settimane, non succede assolutamente nulla, quel cane il giorno, se il pesce era merluzzo, mangerà un po' meno e chi se ne importa, ma nel momento in cui specialmente viene fatta una dieta eliminazione, ad esempio, e viene inserita solamente carne di maiale, ma il proprietario comincia per conto proprio a fornire magari il merluzzo, perché ha visto che al cane non dà problemi, e fornisce a un certo punto più merluzzo che maiale, perché magari al cane piace di più, senza avvertire il veterinario che ha formulato la dieta, cosa può capitare? Beh, semplicemente che il cane dimagrisce, perché di fatto se doveva fornire 300 grammi di maiale, fornisce 300 grammi di merluzzo, quel cane a tutti gli effetti sta mangiando meno e sta mangiando sempre meno, fino ad arrivare poi a dimagrire e a perdere peso, e magari anche il veterinario, se non ha questa informazione importante, non si rende conto del perché sta perdendo tutto quel peso. Il pesce va valutato, come abbiamo visto prima, specie per specie. Bisogna conoscere nello specifico la specie che si va a fornire al cane e al gatto. Non vi fidate di classificazioni grossolane come quella di pesce bianco e pesce azzurro, perché nella maggior parte dei casi andrete a fare degli errori. La terza domanda che mi viene spesso posta, qui in questo caso invece è molto difficile dare una risposta, è questa: è meglio dare il pesce pescato o il pesce allevato al cane e al gatto? Una risposta univoca a questa domanda purtroppo non c'è, perché valutando la letteratura scientifica andiamo a valutare tutta una serie di pro e di contro che riguardano tanto la parte pesca quanto la parte allevamento, che rende difficile dare una risposta univoca, a meno che si vada a scegliere un prodotto preciso, un prodotto ben preciso pescato e un prodotto ben preciso allevato, e confrontandoli tra loro. Questo perché? Perché ci sono troppe differenze sia nella parte del pescato sia nella parte dell'allevato. Partendo dalla parte del pescato, bisogna considerare che il pesce pescato può essere pescato, beh, ovunque, un po' in tutto il mondo, specialmente il pesce che troviamo congelato, e la zona di pesca è influenzata dal livello di contaminazione del mare, quindi da quello che il pesce ha mangiato nel corso della propria vita, che cambia da mare a mare, quindi è difficile dire il pesce pescato è meglio rispetto al pesce allevato. Un esempio molto comune è quello relativo all'anisakis. L'anisakis è molto frequente nel pesce pescato, ma solamente in alcuni mari. Tanto più il mare è chiuso, tanto più il parassita ha la possibilità di portare a termine il proprio ciclo biologico, tanto più quel pesce sarà infestato dal verme, dall'anisakis, cosa che invece in altro pesce pescato, quello che viene pescato in un mare molto aperto, è un problema che non ha, quindi che si presenta molto poco spesso in questo tipo di pesce, trattandosi tutti e due di pesci pescati. Le caratteristiche nutrizionali stesse del pesce pescato dipendono dalla zona di pesca e fondamentalmente da ciò che il pesce ha mangiato. Ci sono dei pesci che hanno la possibilità di nutrirsi di ottimi alimenti in natura, quindi cacciando, ci sono dei pesci che invece hanno scarse possibilità di nutrimento, ci sono dei pesci che vivono in acque molto sporche, ad esempio quelle vicino ai porti, per poi riandare in mare aperto, e sono pesci chiaramente di qualità molto peggiore rispetto a quelli che vengono pescati direttamente in mare aperto. Non è possibile offrire una risposta univoca da questo punto di vista alla domanda, proprio perché spesso non sappiamo nemmeno dove precisamente vengono pescati i pesci. È vero che le autorità sanitarie a volte impediscono la pesca in una certa zona di mare, proprio perché i contaminanti superano specifici limiti. Però è anche vero che dall'etichetta abbiamo un'indicazione di macroaree di cui purtroppo non possiamo sapere molto. Poi, finché si tratta di Mar Mediterraneo, è comunque possibile avere qualche informazione in più, ma quando parliamo di pesce pescato nell'Oceano Indiano o nell'Oceano Pacifico, diventa davvero difficile capire le qualità che può avere quell'acqua rispetto a quella del Mar Mediterraneo, magari. Consideriamo poi che ci sono dei pesci che sono esclusivamente pescati, non si possono allevare perché non si è stabilito un metodo, non si è scoperto un modo per allevarli, non si riproducono in cattività, per cui alcuni pesci sono esclusivamente pescati e lì non c'è proprio possibilità di scelta tra pescato ed allevato. Le alici, le sardine, gli sgombri, il palombo, il pesce spada sono tutti esempi di pesce che non possono essere allevati, mentre come esempi di pesce che possono essere allevati, quindi che si possono trovare sia come pesce allevato che come pesce pescato, ci sono senz'altro l'orata, il branzino, il muggine.
l'ombrina, la ricciola e naturalmente il sempre presente salmone. Tuttavia, anche per l'allevato ci sono tantissimi fattori che vanno ad influenzare la qualità del pesce. Un esempio è il metodo di allevamento: il pesce può essere allevato direttamente in acqua di mare oppure può essere allevato in vasche a terra dove viene fatta convogliare l'acqua di mare. Le correnti possono essere più forti o meno forti, questo fa fare più o meno attività fisica al pesce e questo quindi andrà ad influire sulle caratteristiche nutrizionali del pesce. In generale, un pesce che mangia tanto ma poi non fa attività fisica sarà un pesce più grasso rispetto a un pesce che mangia tanto ma fa anche molta attività fisica perché deve contrastare la forza della corrente. Abbiamo poi la densità dei pesci, cioè tanti più pesci si mettono in una vasca di allevamento, tanto più quei pesci saranno sottoposti a stress, tanto più, peraltro, saranno anche soggetti a malattie infettive, quindi tanto più si farà utilizzo di farmaci veterinari in quei pesci, per quanto poi i residui vengano comunque controllati dalle autorità competenti, quindi alla fine non ci siano, è un pesce che alla fine avrà una qualità nutrizionale peggiore rispetto al pesce che è cresciuto in condizioni di allevamento più ottimali. Anche il mangime utilizzato per l'allevamento del pesce ha ripercussioni dirette sulla qualità del pesce stesso. Un esempio è la quantità di omega 3. Si dice spesso: sì, ma il pesce pescato ha più omega 3 rispetto al pesce allevato. Non è necessariamente vero. Ci sono degli alimenti arricchiti con omega 3 che possono portare dei livelli molto elevati di omega 3, tanto da far rientrare il pesce allevato nell'ambito di applicazione del regolamento 116 del 2010, che lo permette di definire pesce ricco in omega 3 ed ha appunto un contenuto in acido eicosapentaenoico. L'acido eicosapentaenoico è quello indipendentemente dall'origine da cui l'ha preso il pesce, quindi se sia un mangime o se siano altri pesci che ha cacciato in mare, abbiamo un pesce comunque molto ricco di omega 3, non perché è stato pescato, ma perché l'omega 3 è stato inserito direttamente nell'alimento. Solitamente sono pesci che costano un po' di più dal punto di vista economico, sono più cari, ma che allo stesso tempo hanno caratteristiche nutrizionali in generale migliori rispetto ad altri pesci allevati e a volte anche migliori del pescato, considerando che non tutti i pesci pescati hanno grandi quantità di omega 3. Considerando tutti questi parametri, è molto difficile dare una risposta a questa domanda: è meglio il pesce pescato o è meglio il pesce allevato? Quello che possiamo fare è invece farci un pochino l'occhio relativamente alla qualità del pesce, a valutare la qualità del pesce quando il pesce viene acquistato. Alcune regole che possono esservi utili quando andate direttamente in pescheria su particolari del pesce da guardare per scegliere un pesce di qualità migliore sono queste. La prima è controllare lo stato delle pinne. Se vedete delle piccole abrasioni sulle pinne, pinne mancanti o pinne parzialmente mancanti, indica tendenzialmente episodi di cannibalismo, il che vuol dire che in quella vasca c'erano tanti pesci e questi pesci hanno iniziato a darsi fastidio fra loro perché erano pesci stressati. In generale, la qualità nutrizionale tenderà ad essere un pochino più bassa per quel pesce rispetto a un pesce che non ha problemi alle pinne. Una colorazione molto spenta indica tendenzialmente un'alimentazione poco ricca perché la colorazione vivace, tipica tendenzialmente dei pesci pescati piuttosto che dei pesci allevati, è legata a nutrienti che il pesce trova in mare e che poi gli colorano la livrea. Alcune specie di pesci sono distinguibili proprio perché il corrispettivo in mare ha un colore, il corrispettivo allevato, pur essendo la stessa specie, ha un altro colore. Questo evidentemente perché non si sono individuati in allevamento quei nutrienti che il pesce troverebbe in natura e che gli colorano la livrea. In generale, un pesce con una livrea più colorata, più lucente, che fa i colori dell'arcobaleno quando ci riflette la luce, è un pesce migliore rispetto ad un pesce che non ha una colorazione viva e accesa. Se la carne del pesce è molto soffice, questo va valutato necessariamente quando il pesce è già stato acquistato, questo non è un indice di qualità, anzi, la carne del pesce che tende a sfaldarsi indica un connettivo molto lasso e questo vuol dire che quel pesce non ha ricevuto un'alimentazione di qualità eccelsa e comunque sia non ha una grossa muscolatura, quindi fondamentalmente ha mangiato tanto, è ingrassato tanto e poi è stato pescato. È un pesce di allevamento che indicativamente ha una qualità peggiore rispetto ad altro pesce di allevamento che invece ha delle carni più sode, semplicemente. Infine, un'ultima caratteristica che si può valutare è lo stato del fegato. Se il fegato del pesce è color fegato, quindi scuro, è in generale un segno migliorativo rispetto ad una colorazione molto chiara, un fegato steatosico, che sta a indicare che il pesce ha mangiato molto grasso, è stato fondamentalmente messo all'ingrasso per poi essere pescato per arrivare a un peso commerciale il prima possibile, rispetto invece ad un pesce che è stato allevato un po' più a lungo, dandogli la possibilità anche di sviluppare le proprie
Massimo Scolari e fondamentalmente il grasso che prendeva dal proprio alimento è stato in parte utilizzato proprio per il suo movimento, quindi avrà tendenzialmente una qualità migliore rispetto a un pesce che è rimasto fermo lì a mangiare basta fino al momento della pesca. Sono piccoli particolari, non potendo sapere precisamente qual è il metodo di allevamento del pesce. È comunque un modo che ci permette di sceglierlo quando si va in pescheria e poi quando si cucina quello specifico pesce per capire se è un pesce di buona qualità o se è un pesce di qualità un po' più scarsa, pur essendo sempre del pesce allevato, perché appunto anche nel pesce allevato ci sono una serie di differenze, ma l'etichetta riporta semplicemente allevato senza dare indicazioni specifiche, quindi o si conosce l'allevamento o sostanzialmente sono piccoli parametri che ad occhio si possono guardare e che permettono di farci un'idea che è senz'altro meglio di niente, anche se non ci dà indicazioni precisissime sulla tipologia di allevamento di quel pesce. Questi sono chiaramente dei consigli che possono riguardare il cane e il gatto, ma anche per le persone che mangiano il pesce possono riguardare anche la scelta per il pesce che mangiamo noi. In questo modo abbiamo fatto un po' una panoramica per capire quantomeno come scegliere il pesce da fornire al nostro cane e al nostro gatto. Quindi siamo rimasti su un livello molto generale di scelta e di qualità. Avete fatto caso che in questo video di cane e di gatto ne abbiamo parlato poco. Ne abbiamo parlato poco perché lo faremo con le altre tre domande nel prossimo video, in cui andrò a cercare di risolvere altri dubbi che mi sono stati posti da parte dei proprietari. Nel frattempo che assimilate tutte le informazioni che vi ho dato in questo video e magari vi mettete un pochino a cercare qualche nome scientifico del pesce, che comunque sia è un modo interessante per conoscere meglio gli alimenti che mangiamo noi o che mangia il nostro cane o il nostro gatto, vi chiedo: conoscevate queste informazioni? Le avevate mai considerate? Vi eravate mai messi lì con Wikipedia a cercare il nome scientifico del pesce per capire qualcosa di più sul pesce che stavate acquistando? Acquistate anche pesci che non sono i classici orata, branzino, salmone, ma pesci magari un pochino più strani, che comunque hanno caratteristiche nutrizionali assolutamente non inferiori rispetto a quelle che possiamo trovare nei pesci più comuni, di più comune commercializzazione? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube, oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria, una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.